parola del giudice, cosa l'ha spinta a passare all'agricoltura biodinamica? Avevamo già cominciato un paio d'anni prima, intorno al 2002, a fare piccole sperimentazioni sull'inorganica, sull'organica, sulla ricerca con gli enzimi e quant'altro, con scarsi risultati. Poi nacque la condizione di sapere una parola nuova. La biodinamica è un po' la madre dell'agricoltura biologica in realtà. La biodinamica è un modello di vivere più che un modello di agricoltura. Devi produrti tu in campo tutto quello che serve in azienda, dai fitofarmaci, dai preparati per arricchire il terreno, dal preparato 500 al corno silicio. Sono tutte cose che devi farti in campagna da solo praticamente. Diciamo innanzitutto che non esiste l'uso di prodotti chimici. Sì, questo è fondamentale. Ma questo vale anche per l'agricoltura biologica? Sì, anche se diciamo le maglie sono un po' più larghe, perché comunque è regolamentato e quindi ci stanno sul convenzionale chimico praticamente, che abbiamo 200 principi attivi a disposizione. Nel biologico ci stanno una settantina di principi attivi ammessi, in biodinamica ce ne stanno solo due. Io utente che vado al supermercato, come faccio a riconoscere un prodotto di agricoltura biodinamica e a distinguerlo da uno di agricoltura biologica? L'agricoltura biologica viene certificata e viene contraddistinta con una fogliettina con le stelline, una fogliettina verde. Sul biodinamico, oltre alla fogliettina che distingue il biologico, ci sta il marchio della Demeter, che è l'ente certificatore. Unico ente? Unico ente al mondo per il biodinamico. Per la concimazione usate il corno, che cos'è questo corno? Il corno è in parole poverissime, diciamo, è l'attivatore del suolo, perché avendo dato tantissime sostanze chimiche nel terreno, tantissime porcherie precedentemente, l'abbiamo fatto un po' tutti quanti, adesso c'è il problema di rivitalizzare il terreno. Questo corno praticamente non è altro che del letame di mucca fresco, preso nel periodo di San Michele, messo nel corno e interrato e rimane sottoterra per 6 mesi. Nel periodo di Pasquetta si tira fuori, bisogna continuarlo a farlo maturare in un cassone e poi va distribuito sul terreno, sul cumulo che facciamo. Quando noi andiamo a dare questo cumulo o distribuiamo il 500, diamo una carica di energia, distribuiamo i batteri che si sono creati all'interno del preparato. La prima bottiglia. Si chiama preparato 500 perché per ogni grammo di preparato ci sono 500 milioni di batteri per grammo. La quantità massima per ettaro sono 88 grammi, dinamizzata con il dinamizzatore o a mano, che è più bello, è più sinergizzante. Se sei positivo dai più energia positiva. Il prodotto di agricoltura biodinamica molte volte meno bello di quello che troviamo poi sui bancoli del supermercato. Viene dato per scontato che la frutta deve essere tutta lucida, tutta bella, tutta uniforme, liscia, perfetta, senza un graffio, senza una macchia, senza niente, tutta la stessa pezzatura, tutta la stessa calibratura. Queste sono cose che si possono fare forzando le piante. Quando la pianta è sovraccarica, non ce la fa a reggere il carico con l'alimentazione che ha nel terreno, quindi vai con i trattamenti fogliari, con gli ormoni e quant'altro. Alla fine sì, il prodotto viene tutto bello, però il problema è poi, te lo mangi quel prodotto? Se si fa il prodotto, prima te lo fai per casa tua. Non sempre il bello corrisponde al buono, insomma. Assolutamente no. Nicola, questa è una vasca, a che serve? Una vasca dove facciamo il compost. Il compost che facciamo qua dentro è un mix di sostanze organiche, di scarto. Praticamente tutti gli scarti di lavorazione del finocchio, del cavolo, della verza, dell'arancia, dei mandarini. Tutto quello che rimane, che non può essere più utilizzato per alimentazione, lo portiamo qua dentro. Resta qui quanto tempo? Fin tanto che si consuma. Però nel frattempo già possiamo cominciare a prendere l'acqua da sotto e distribuirla. Qualcuno contesta, forse c'è poco di scientifico in questo, perché voi per esempio siete legati in qualche maniera anche alle fasi della Luna, all'influenza degli astri. Prima della Luna abbiamo a che fare con i ritmi cosmici, quindi le interferenze planetarie e cosmiche sulla Luna. E quindi di riflesso sulla Terra. Abbiamo dei giorni in cui è possibile fare un ottimo risultato, siccome sono dei giorni che sono negativi, che è meglio non toccarlo. Alla fine, rispetto al prodotto concimato con sostanze chimiche e così via, quanto costa di più? Allora, questa qua è un'arancia mia.
io non potevo mangiare più l'arancia mia. Mangiavo un'arancia e stavo per 3-4 ore con mal di pancia. Anche un semplice mandarino, mezzo mandarino, la stessa cosa. Io oggi faccio colazione con le mie arance, con 5-6 arance al giorno, non avendo nessun problema. Se io devo mangiare un'arancia e poi andare a spendere 4 euro per prendere un'aspirina o l'antidolorifico, non mi sa tanto, che non è che poi, fin tanto che siamo lì, siamo fortunati. Perché quando poi cominciano le intolleranze, le porcherie, e quindi aver bisogno di medici e quant'altro per tirarti fuori da un problema, sono costi notevolissimi, non soltanto per l'utente finale, bensì anche per lo Stato che gestisce la sanità. Non crede che l'industria chimica o le multinazionali dell'agricoltura, chiamiamola classica, in qualche maniera ostacoleranno il vostro percorso? L'agricoltura convenzionale, che lei dice, questo lavoro lo sta facendo oramai da 100 anni, perché l'agricoltura biodinamica era già praticata ed è documentata dal 1924 con Steiner, con le sue due conferenze sull'agricoltura. È da allora praticamente che le multinazionali stanno lavorando abbondantemente perché non si divulgasse tutta questa storia qua. Ce la farete questa volta? Beh, io ce l'ho fatta e sono sicuro che andremo avanti, perché qualcun altro si sta avvicinando piano piano.